Amiche e amici, una festa bellissima, luci, suoni, colori, caramelle, lanci di panini, lanci di cioccolatini e soprattutto tanti coriandoli. Siamo stati a Montecchio per la domenica di Carnevale. Tra il giovedì grasso e il martedì grasso abbiamo salutato questa edizione 2023 in attesa del 2024. È un piacere organizzare questa festa perché tutta la comunità collabora, ma soprattutto anche i genitori, i giovani, i ragazzi che aiutano la sera a lavoro per realizzare questi magnifici carri. Ci fa piacere perché coinvolgiamo tutti, ma poi anche loro partecipano e si vestono e quindi sono contenti anche per quello. Poi quest'anno ospiti avevamo questa associazione, la Casa di Oz, sono dei ragazzi così con disabili, però siamo molto contenti, anche loro erano una trentina, non sempre, ma circa 450 ragazze hanno sfilato, non è poco. Ringraziamo tutti, ma tutta anche la comunità perché partecipano con i premi. C'è una lotteria, logicamente, che noi ci finanziamo con quella. Siamo soddisfatti, non è successo niente, quindi per noi è un successo. Bellissima la giornata, tantissima gente, molta più gente di 3 anni fa, quando abbiamo fatto l'ultimo carnevale. Bellissima organizzazione, il merito va agli organizzatori del carnevale. Noi abbiamo fatto i panini come tutti gli anni, che abbiamo fatto quasi 2000 panini e li abbiamo quasi finiti tutti. Però siamo contenti perché basta guardarsi in giro, la gente è sorridente, allegra, l'importante è quello. Lo spettacolo è un impegno straordinario anche delle scuole, nei carri si vede tanta vivacità, tanta genialità, c'è bisogno di idee, di fantasia, di inventare cose nuove, quindi è veramente una bella giornata di quasi fine carnevale perché martedì prossimo, l'ultimo giorno di carnevale, però veramente sono molto contento.